il suo rilancio sul mercato, per la Suzuki S-Cross è arrivato il momento del restyling. La sua vocazione avventurosa e sportiva però non cambia. Quindi per provarla oggi siamo arrivati al Monte Pora, sulle Prealpi Bergamasche. Le differenze con il modello precedente si vedono bene già a partire dal frontale. Il cofano è sempre a conchiglia, ma ora ha queste due belle nervature. La griglia è piuttosto massiccia ed evidente e contribuisce a dare un senso di maggior robustezza e sportività all'auto. I gruppi ottici sono stati rifatti, ora sono a LED, sia davanti che dietro. Gli interni sono stati aggiornati alle più recenti Suzuki. Il quadro strumenti ora ha una retroilluminazione blu e al centro della plancia spicca un bel touchscreen da 7 pollici, quello che abbiamo già visto sulla Vitara e sulla Baleno. È diviso in 4 sezioni: radio, telefono, navigazione e connessione con gli smartphone. È facile e intuitivo e reagisce bene al tocco. Quello che invece bisogna cercare un po' a tentoni è il comando per cambiare le schermate del computer di bordo, perché è nascosto qui, dietro al volante, quindi soprattutto mentre si viaggia non è sempre facile da raggiungere. A volte bisogna persino far passare le mani all'interno delle razze del volante. Il posto guida è comodo e accoglie bene il guidatore e come il volante è ben regolabile. Ma ora andiamo dietro perché voglio vedere come si sta anche lì. Direi che di spazio ce n'è in abbondanza, sia per le gambe che per la testa. Anche in 5 si viaggia piuttosto comodi perché il divanetto è piatto, solo c'è il tunnel centrale un pochino rialzato. È positivo il fatto che lo schienale del divanetto posteriore sia regolabile su due diverse inclinazioni, così da poter guadagnare qualche litro di capacità di carico. E ora il bagagliaio. Come vedete la soglia è piuttosto alta, ma il piano è ben livellato, quindi non dovreste avere troppi problemi per caricare e scaricare i bagagli. In più, sollevando il pianale, si possono guadagnare un po' di centimetri in profondità. In totale la capacità di carico è di 392 litri, praticamente non si perde nulla rispetto alla versione precedente. La più grande novità di questo restyling riguarda però il motore. Sotto il cofano del modello che sto provando oggi, infatti, c'è la nuova unità 3 cilindri 1000 booster jet da 112 cavalli, con turbo compressore e iniezione diretta. Questa mattina l'ho messo alla prova sia in autostrada che in città. La risposta è lineare, vivace e progressiva già sotto i 1500 giri. In città si può evitare di cambiare ogni istante e tenere a lungo la terza. In autostrada invece ho prestato più attenzione al rumore. Nonostante il motore giri relativamente alto, è piuttosto contenuto. A farsi sentire invece è il rotolamento, soprattutto su asfalto drenante. Il cambio è un manuale 5 marce, leggermente contrastato con qualche impuntamento, ma gli innesti sono piuttosto precisi. Per quanto riguarda le prestazioni, la S-Cross ha ben figurato sia in accelerazione che in frenata. Per lo 0-100 infatti le occorrono 10 secondi e 6, mentre per fermarsi dalla stessa velocità le bastano meno di 40 metri. Il tema del consumo su questi piccoli motori a 3 cilindri benzina è quanto mai importante, perché non dimentichiamolo, nascono per fare concorrenza ai diesel e infatti sono meno costosi. Però per essere convenienti devono anche consumare poco. Per quanto riguarda il booster jet, il nostro centro prova ha rilevato una media di 16 km con un litro, che non è affatto male, soprattutto perché questo millino fa registrare delle brillanti prestazioni generali. In autostrada però la media scende a 13,6 km con un litro. Anche se non è una vera fuoristrada, la S-Cross ha un'altezza da terra e una taratura delle sospensioni che le permettono di affrontare anche le strade bianche senza troppa paura. Per quanto riguarda i sistemi di sicurezza, la S-Cross può essere dotata del Radar Brake Support, che fondamentalmente aiuta a prevenire possibili collisioni a bassa velocità oppure a ridurre i danni derivanti dall'impatto, e dell'Adaptive Cruise Control, che regola la velocità dell'auto in base a quella dei veicoli che la precedono. Entrambi i sistemi sono disponibili solo sulla versione top, quindi per oggi dobbiamo farne a meno.
Per concludere parliamo di prezzi. La gamma parte da 19.000 euro, ma il modello che abbiamo provato oggi ne costa 21.500, ovviamente sconti esclusi.